Ciao a tutti e bentornati su Five Ranker. Come diceva una canzone dei Gemelli Diversi, questa vita moderna mi stressa. Infatti, ormai le nostre vite sono sempre molto molto piene di cose da fare: la sveglia presto, portare i bambini a scuola, documenti da compilare, le code in posta o al centro commerciale, fare la spesa, tornare a casa, preparare, cucinare e chi più ne ha più ne metta. Per sostenere questi ritmi sempre più incalzanti, quindi, a volte sacrifichiamo quel tempo che normalmente dedicheremmo alla cura di noi stessi, al nostro benessere. E così, soprattutto le gambe diventano stanche, pesanti. E quando il corpo viene maltrattato con queste cattive abitudini, ecco che compare lei, la nemica numero uno delle donne: la cellulite. E questo è un problema che affligge moltissime donne, dalle più giovani alle più anziane. Veramente non è tanto una questione di età o una questione di attività fisica che si compie, anche se certo queste cose possono chiaramente influire abbastanza. Ci sono comunque dei rimedi che almeno vanno un po' a levigare la gamba il più possibile. Certo non possono far scomparire la cellulite completamente da un giorno all'altro, ma neanche da un mese all'altro, questo non è possibile, però sicuramente con questi rimedi la situazione, da un punto di vista almeno superficiale e visivo, risulta migliore. E in particolare mi riferisco alle massaggiatrici anticellulite, che vanno non soltanto a levigare un po', a eliminare il più possibile quei fastidiosi cuscinetti di grasso, ma vanno anche a rilassare le vostre gambe dopo una giornata piuttosto intensa, offrendovi un servizio confortevole direttamente a casa vostra. E in questo video vi presenterò quelle che secondo me sono le 5 migliori massaggiatrici anticellulite. La prima che voglio presentarvi è questa qui, figlia delle ultime tendenze all'avanguardia del momento. Dotata di infrarossi e di un motore così forte e potente da risultare completamente silenzioso. Tra l'altro è anche facilmente maneggevole, ma ci tengo a sottolineare il fatto che sia silenzioso perché altrimenti rischierete di avere un brutto mal di testa. Ma no, non succederà con questa massaggiatrice, che ha ben tre diverse testine massaggianti, ognuna in grado di soddisfare esigenze diverse che stiamo per vedere. La prima è per il Wave Massage, che come potrete intuire già dal nome, va a fare dei massaggi ondeggianti, chiaramente sulla zona interessata. Ottima per massaggiare, tonificare e rassodare la pelle, ma ha anche la doppia funzione di rilassare completamente i vostri muscoli, e per questo io vi consiglio anche di utilizzare questa testina, per esempio sul collo, sulle spalle, per un'immediata sensazione di relax. La seconda testina invece è quella per il roller massage, probabilmente la più indicata per chi vuole liberarsi per sempre della cellulite. Dotato di tanti piccoli roller, produce movimenti ad alta velocità, in grado di raggiungere direttamente la fonte del problema celluloso, va proprio in profondità grazie a questi micromovimenti. E godrete anche di un effetto stimolante per la circolazione sanguigna, che fa sempre bene. E infine la mia preferita, la testina Shiatsu Massage. Avete presente quei centri di benessere in cui realizzano i massaggi Shiatsu? Ebbene, ovviamente sono un po' costosi, implicano che dobbiate uscire da casa, poi ritornarci e così via. Ma con questa testina potrete farlo comodamente a casa vostra e fidatevi, non ne potrete più fare a meno. Ha ben 7 palline roteanti che vi faranno perdere la testa. Otterrete un effetto drenante, rassodante e anche snellente, visto che ha la funzione di ammorbidire i depositi di grasso, evitando quindi la formazione dell'antiestetica buccia d'arancia. Beh, cos'altro aggiungere? A parte il fatto che ha uno spegnimento automatico ogni 15 minuti, perché può causare dipendenza. Se poi entro 30 giorni vi accorgete che non vi piace, potrete godere della garanzia soddisfatti o rimborsati. Ma passiamo invece al secondo prodotto, questo qui.
Se siete delle persone che viaggiano spesso, che cambiano spesso casa e volete quindi una massaggiatrice che venga insieme a voi, che sia quindi versatile e comoda, questa fa il caso vostro. E non soltanto è adattabile a qualsiasi parte del corpo, è anche facilmente riponibile. Non occupa uno spazio eccessivo, non ha fili, è portatile e ricaricabile, ideale per combattere la cellulite e non solo. Questa massaggiatrice è dotata di ben 8 diversi tipi di rulli massaggiatori che si possono utilizzare per esempio sulla cellulite dopo la doccia per aiutare la crema o l'olio anticellulite a penetrare in profondità nella pelle. Ma è dotato anche di 2 altre testine che offrono un servizio di pulizia del viso. Non scherzavo quando vi dicevo che è adattabile a qualsiasi parte del corpo. Tra l'altro questa massaggiatrice offre davvero un massaggio molto potente che penetra in profondità, andando a promuovere la circolazione sanguigna e a rilasciare un po' quella tensione dei muscoli del viso, delle mani, delle braccia, del collo, persino dei piedi e del busto. Possiede 3 diversi livelli di forza e di velocità, 2 direzioni di massaggio e 2 di rotazione. E volete sapere la cosa più figa? È impermeabile, quindi in realtà lo potete utilizzare anche sotto la doccia. E la terza massaggiatrice è probabilmente la più innovativa rispetto a quelle che abbiamo appena visto, soprattutto grazie alla sua forza aspirante. Infatti si tratta di una massaggiatrice dotata di una tecnologia che combina massaggio vacuum, quindi aspirazione, e stimolazione elettrica muscolare. Ma facciamo chiarezza. Il massaggio vacuum è basato su tecniche cinesi che consentono un po' la distensione del muscolo, favorendo la circolazione e rendendo la pelle più elastica. Mentre la stimolazione elettrica muscolare va ad attivare la muscolatura attraverso impulsi elettrici alternati. Quindi va praticamente a penetrare sotto lo strato di grasso, favorendo la tonificazione della massa magra. Anche questa massaggiatrice è molto pratica e senza fili, ricaricabile e vi verrà consegnata anche con un kit di pulizia e una pratica custodia per riporla quando non dovete utilizzarla. Il mio suggerimento è di acquistare questo prodotto se veramente volete concentrarvi sulle vostre gambe e vedere pian piano con i vostri stessi occhi i cuscinetti ridursi sempre di più. E il risultato dovrebbe essere una gamba il più possibile tonica e levigata, perché va ad agire proprio sul drenaggio dei liquidi. Invece il quarto prodotto contro gli inestetismi della cellulite di cui volevo parlarvi è questo qui. Massaggiatrice molto diversa dalle precedenti. Simpatica, a tratti bizzarra. Non è un dispositivo elettrico, ma richiede abbastanza attenzione nel maneggiarlo. Ma non vi spaventate, nulla di troppo strano. È composta da 2 coppie di rulli convergenti, quindi è stata progettata per sollevare e stringere la zona interessata, esercitando allo stesso tempo un'azione levigante e tonificante, grazie anche a una coppia di rulli divergenti che lavorano per distendere la pelle. La scienza! L'utilizzo comunque è molto semplice. Basta infilare la coscia a incastro tra le 2 coppie di rulli e massaggiare con delicatezza, attuando un movimento dall'alto verso il basso e viceversa. È totalmente di plastica, quindi è facilmente lavabile sotto l'acqua. Non ha parti elettriche, quindi non si rovina. L'unica pecca è che secondo me si può utilizzare soltanto sulla coscia, praticamente, perché si può utilizzarlo solo su quelle parti del corpo su cui si riesce ad adattarlo. Ma vista la dimensione del massaggiatore, la coscia è praticamente l'unica parte del corpo. Ma ancora una volta, se il vostro intento è proprio concentrarvi su quella zona, allora secondo me questo è un ottimo sistema, proprio perché non è elettrico. Quindi non è necessaria la ricarica e così via. Bastano veramente pochi minuti al giorno e vedrete pian piano la vostra pelle distendersi e tonificarsi. Soprattutto se vi abbinate anche una crema anticellulite. Oltre che, ma questo vale per tutti questi prodotti, un'alimentazione sana e del movimento.
se non l'ho ancora detto, perché credo che io non l'abbia ancora detto, potete trovare tutti i link di affiliazione Amazon per vedere meglio, per valutare meglio questi prodotti in descrizione. Ma vediamo l'ultima massaggiatrice. Questa è elettrica e ha anche un cavo, ma vi consentirà di lavorare sulla vostra cellulite e allo stesso tempo rilassarvi. Questa è, secondo me, perfetta per tutte quelle donne che non soltanto vogliono agire sulla cellulite, ma che appunto vogliono anche godere di un bel massaggio sul collo, sulla schiena, sulla pancia e sulla coscia. Massaggio delicato, questo è l'aggettivo perfetto per descrivere il risultato di questa massaggiatrice. All'interno della confezione troverete tre cuscinetti di diverso colore, ognuno con una funzione specifica. Il cuscinetto bianco è perfetto per chi ha appena avuto una giornata particolarmente faticosa o stressante e desidera un massaggio intenso e calmante per i propri muscoli affaticati. Il cuscinetto blu favorisce la circolazione sanguigna, mentre quello arancione è forse il più adatto per combattere, per andare ad attaccare gli inestetismi della pelle. Per un'esperienza unica e risultati ottimali, sarebbe opportuno utilizzarli tutti e tre in questo ordine. L'azione di questa massaggiatrice è vibrante e rotatoria, a livelli di intensità regolabili e tra l'altro è molto facilmente maneggevole. E udite udite, grazie all'azione dei suoi cuscinetti questa massaggiatrice vi farà anche risparmiare soldi per le creme, per esempio, perché davvero creme o oli anticellulite non saranno necessari qui. Il trattamento sarà comunque completo e adeguato. E spero di esservi stata utile, fatemi sapere nei commenti se avete già provato una di queste massaggiatrici e come vi siete trovate. Se invece volete dei consigli su qualche pennello per il make-up, perché sono veramente un casino secondo me, allora vi consiglio il video dedicato proprio a questo argomento che trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione, perché davvero è un mondo così vasto e c'è un grande imbarazzo della scelta, non si sa mai cosa comprare, poi si finisce per comprare prodotti che magari non sono davvero ottimi per la nostra routine di trucco. Vi ricordo anche che potete passare dal nostro sito o dai nostri social, se vi va, e non dimenticate di lasciare un bel mi piace se il video vi è stato utile e di iscrivervi al canale. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!